Ciao a tutti, in questo nuovo video vi faccio vedere questa creazione con la quale ho partecipato ad un contest indetto a luglio da Moonrose Creation. Vi lascio tutte le sue credenziali nel box informazioni, troverete il canale YouTube, la pagina Facebook e ovviamente anche il tutorial per realizzare questi orecchini. In pratica questa ragazza Luglio ha indetto questo contest in cui bisognava realizzare una creazione seguendo uno dei suoi tutorial a scelta e io ho scelto questi orecchini che si chiamano orecchini luce. In realtà ho fatto un cambiamento perché ho realizzato questi orecchini in montagna e non avevo con me tutto il materiale, quindi ho dovuto improvvisare e qui così ho messo degli Swarovski Picono da 4 mm al posto delle perle da 6 mm che proprio non avevo in nessun colore che stesse bene, insomma, per fare questi orecchini. Quindi ho fatto solo questa modifica, per il resto lo schema è insomma identico e ho seguito in tutto e per tutto il suo tutorial, che ovviamente è molto ben fatto. Ci sono anche altri tutorial sul suo canale che sicuramente seguirò perché mi sembrano dei progetti molto validi. Quindi lei ha indetto questo contest e poi le foto dei lavori le ha pubblicate sulla sua pagina Facebook e proclamava due vincitori. Uno quello che prendeva più mi piace sotto la foto e un altro invece che avrebbe scelto lei a suo gusto. E è stata proprio lei a scegliere questa creazione come vincitrice. Quindi mi ha fatto ancora più piacere perché insomma, ho vinto da quella che ha ideato questo progetto. Poi ci siamo sentite privatamente, dato che eravamo entrambe in vacanza, abbiamo posticipato l'invio del regalo fino ad adesso, appunto a settembre, di modo che tutte e due potevamo essere a casa e potevo ritirare il pacchetto. Quindi vi faccio vedere cosa ho vinto grazie a questa creazione. E è veramente tantissima roba, lei è stata gentilissima e quindi ci tengo veramente a farvi vedere tutto quello che mi ha inviato. In questo pacchetto, scusate il rumore, ci sono le creazioni realizzate da lei. Questo qui è il suo biglietto da visita, guardate che carino, molto molto bello. Qui c'è l'email, Facebook, ma ovviamente vi lascio poi tutte le credenziali appunto nel box informazioni. Allora, da notare la professionalità con cui sono state confezionate appunto le creazioni, perché non solamente per ogni pacchettino mi ha messo la creazione con un cartoncino, ma dietro ogni cartoncino c'è praticamente il nome della creazione. Questi ad esempio sono gli orecchini Summer Flower e poi evitare il contatto con l'acqua, con prodotti chimici e profumi. Conservare il luogo chiuso asciutto. Effettivamente questa è una cosa che andrebbe sempre detta perché appunto onde evitare che le creazioni si rovinino. Quindi scritto così devo dire che veramente è un tocco di professionalità che mi piace. Quindi questi sono i primi orecchini, non li tolgo dalla confezione perché comunque si vedono molto bene, sono bellissimi, io adoro questo genere di creazione, soprattutto perché io non le realizzo, quindi non so lavorare a chiacchierino, suppongo che sia questo appunto lavoro a chiacchierino e quindi mi fa piacere davvero averli perché così li posso indossare anch'io. Sono di questo bellissimo blu, quindi coi jeans secondo me ci stanno benissimo. Poi un altro paio di orecchini che sono un suo progetto, anche di questi potete trovare il tutorial, e sono gli orecchini Mini Mini Mania. Vedete, sono a lobo realizzati con queste super due di un bellissimo color salmone, molto belli. Poi un braccialetto, guardate che carino. E questa volta non c'è scritto il nome, comunque ve lo faccio vedere un po' meglio. Vedete, è legato con questo divisivino e qui c'è il braccialettino, è carinissimo. Poi ovviamente il rosa, che è il mio colore preferito, veramente molto particolare tra l'altro. La cosa che mi è piaciuta di più forse è questo bellissimo portachiavi, anche questo è sempre un suo progetto, si chiama Portachiavi Mist. E questo ve lo apro perché ve lo voglio far vedere. Ecco qua.
Con questo sicuramente sostituirò le mie chiavi. Vedete che bello, mi ha messo questo fiocchettino con i pois e poi questa è la creazione che è molto molto solida. È tutto un lavoro a suo per duo, uguale fronte e retro, con perle da 6 mm, su per duo bianco e rosa, queste rocaille di un dorato metallizzato che è bellissimo. E veramente mi piace un sacco, devo dire la verità, questo qui mi piace tantissimo e voglio assolutamente sostituire le mie chiavi. Tra l'altro secondo me starebbe bene anche su una borsa. Io ho lo bag rosa, quindi proverò a metterlo sulla cerniera, insomma, vedere come sta. Quindi grazie mille, queste erano le creazioni appunto che mi ha regalato. Poi, non so se riuscite a vedere, ma questo è tutto un pacco che mi ha inviato con del materiale che adesso passo a farvi vedere uno per uno. Allora, svuoto tutto e vi mostro. Allora, iniziamo da questo pacchettone di mezzi cristalli sul viola, perle argento, cipollotti sempre sul viola, che sono un po' di tutte le dimensioni. Questi mi piacciono molto perché sto notando che per i lavori su Tasche mi piace mantenere sempre la stessa tonalità, quindi avere dei materiali come questi mezzi cristalli che sono di dimensioni diverse, vanno dagli 8, 10 mm, 6 mm, posso creare un qualcosa di insomma abbastanza amalgamato, quindi devo dire che anche i colori mi piacciono tantissimo. Poi delle twin bellissime di questo colore che è un verdone bronzato, conterei a twin infatti 2,5 x 5 mm, comunque mi sembrano anche abbastanza regolari. Poi questi qui che sono dei portaciondoli, quindi si inserisce ad esempio il cavetto d'acciaio all'interno e poi qua un anellino e si appende il ciondolo. Poi dei componenti in legno, questo cuoricino rosa forato e queste filigrane verdi. Altre perle, queste qui sono perle da 6 mm viola, che non avevo di questo colore, quindi mi piacciono un sacco, sempre per lo stesso motivo, perché su Tasche mi trovo molto meglio usare le perle piuttosto che i cipollotti, perché hanno lo stesso diametro e quindi riesco di più a fare i rigori con le piattine. E poi queste qui, argento, che vanno benissimo anche per una collana. Poi qui così ci sono dei cordoncini con già la chiusura e il moschettone, che ovviamente vengono comodissimi per montare dei ciondoli e renderli anche non troppo impegnativi, insomma, che si possono mettere sempre. Poi delle perle, queste penso che siano 8 mm, tutte gialle, molto particolari. Altre perle, queste qui sono, boh, credo da 12 o 15 mm, comunque belle grandi, in tonalità beige e fucsia. E queste possono andare bene sia da rivestire che per una collana. Poi, delle gemme, che sapete che io adoro, le utilizzo abbastanza spesso, insomma, e vanno benissimo appunto per dei cabochon, di essere utilizzate come cabochon. Poi, delle super duo di questo colore, che non avevo, verdi, e sono molto belle, sono anche tante, quindi grazie, perché le super duo fanno sempre comodo. Poi delle rocaille, queste penso siano 11-0 dorate, proprio il silver line gold, questo è un colore che in assoluto utilizzo tantissimo, questo è l'argento, davvero li utilizzo sempre praticamente nelle mie creazioni o comunque molto spesso, quindi mi fa stracomodo. Sempre altre rocaille che però penso siano conteria, mi ha mandato questi tre colori, questo che è un ematite, questo qui un rosa più sul salmone e poi questo viola metallizzato. Si possono usare per le embroidery, quindi vanno bene anche queste. Poi dei bicono da 4 mm dorati. Questi qui sono bellissimi per il colore e la luminosità che hanno.
poi delle bagel da 3 mm, credo, arancioni. Sempre sull'arancione mi ha mandato questi cipollotti da 6x4 che mi piacciono e devo dire che questa qui è la misura che ho di meno tra i miei materiali. Ne ho tanti da 3x4 mm e anche più grandi, però di questa misura qua intermedia non ne ho, quindi mi fanno molto comodo. E me li ha mandati sempre della stessa misura anche bianchi, quindi perfetto. Poi questi qui che sono come delle coppette, che vanno bene da usare ad esempio nella fine della collana per poi mettere il moschettone. Poi sempre per montare i ciondoli mi ha mandato anche questi che mi piacciono tantissimo e che non avevo. Sono dorati e appunto si inserisce la catenina e poi qui sotto il ciondolo, quindi stracomodi. Di minuteria mi ha mandato anche queste monachelle, anche queste è sempre meglio averne. Poi tutte queste perlozze effetto craquelé che mi piacciono tantissimo, anche perché poi sono del mio colore preferito, quindi assolutamente gradite. Alcune tendono più al fucsia, altre più al porpora, tipo queste, e sono bellissime, sono tra le pietre che mi piacciono di più da usare nelle collane. Poi, sempre di minuteria, mi ha mandato queste chiusure che mi piacciono tantissimo, soprattutto questa qui. Io le utilizzo magari nelle collane lunghe che non hanno bisogno proprio del moschettone, di essere aperte per essere indossate, però quantomeno si conclude insomma la collana in modo più pulito. Poi queste perlozze qua bianche, anche queste vanno benissimo per una collana, quelle di assemblaggio. Questo mega pacchettone che mi piace tantissimo, forse è uno dei materiali che preferisco perché ha all'interno tutte le perle da 6 mm. Io sono quelle che appunto, ripeto per la terza volta probabilmente, utilizzo per il soutache, quindi un sacco di colori e posso utilizzarle veramente per tantissimi orecchini. Quindi sono super contenta. Infine, questi bellissimi rivoli, ce ne sono due rosa. Questi qui penso siano o da 14 o da 12, poi ce n'è uno più grande da 16 mm, questi qui azzurri sempre da 12 e quest'altro da 14, sì, penso siano 14, 12, 12 e 16, credo, se non sbaglio, però dovrei controllare. Niente, questo era tutto quello che mi ha regalato Murrose Creation. Grazie appunto per la vincita del contest con questi orecchini che sono gli orecchini luce. Io la ringrazio tantissimo veramente per questo regalo e anche per aver indetto il contest perché è stata un'opportunità per tornare a creare e seguire uno schema. Vi invito appunto a visionare il suo canale YouTube se già non la conoscete e la sua pagina Facebook e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!